conosciuto Valeria Marley all'ospedale di Collegno. Io avevo 19 anni. Lui era bellissimo, una roccia. Vado alla ricerca della verità su Valaya Marley, un uomo, un angelo, uno zingaro. Così è cominciato il mio viaggio in questo piccolo paesino della Val di Susa, nel Piemonte del boom economico. Questa fotografia è il primo reperto che abbiamo di Valaya Marley. C'era un signore che dormiva in una catapecchia tutto solo al freddo. Valaya Marley ha dormito con me un paio di mesi, sotto proprio qua, di fianco a me. Io sono stato salvato da Valaya Marley. Ma che Valaya e Valaya! È stato mio nonno Giuseppe, testa dura! Il signor Valaya era una persona molto umile, non parlava mai con i cittadini di Sant'Ambrogio, ma bensì scriveva delle poesie che nascondeva nei vari posti di Sant'Ambrogio. Le testimonianze si confondono. Più passa il tempo, più perdo le speranze. Sembra che nessuno l'abbia mai visto veramente. E chi l'ha visto non vuole parlarne. Chi è veramente Valaya Marley?